Ben ritrovati a tutti e tutte. Oggi ritroviamo finalmente, non è un ospite nuovo, ma con piacere ritroviamo una nostra cara amica, possiamo dire, che c'era già venuta a trovare, ci aveva già dato disponibilità in passato per un'intervista e con piacere ne facciamo un'altra e volendo anche molte altre, sempre con la sua gentile disponibilità. Abbiamo con noi oggi la dottoressa Alda Marini. Buongiorno Alda. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, noi ci eravamo già incontrati, eravamo già riusciti a fare un bellissimo dialogo cercando di incrociare filosofia, psicologia, tanti aspetti della cultura, della mente, del corpo umano. E oggi ci ritroviamo per toccare un tema anche qui molto trasversale in queste discipline, perché va a toccare ogni ambito, dal diritto alla filosofia, alla storia, alla psiche, ovvero il concetto di libertà. Quindi una di quelle parole, diciamo, molto potenti e che al suo interno contiene infiniti mondi, come si suol dire. Come possiamo iniziare ad approcciare questo tema? Forse io sono una psicanalista, lavoro con i sentimenti, gli stati d'animo, il sentire. Potrei partire dalle mie sensazioni. Io sono molto, molto emozionata, come se mi avvicinassi a qualcosa di luminoso, di potente, a qualcosa che caratterizza l'essere umano nella sua precipua umanità, nella sua differenza come livello e stato di coscienza da quello delle altre specie presenti sulla Terra. Non mi riferisco solo agli animali, penso alle piante, penso alla Terra tutta che vive e pulsa. Forse è la parte consapevole, presente nell'uomo, di come noi siamo inseriti in un flusso vitale dotato di energia che ci permette di esistere in rispetto al nostro assetto interno, al nostro psicosoma. Io sono anche una psicosomatista, quindi questa cosa per me è molto forte, molto potente. E forse questo è il motivo per cui, non so, sento che un po' mi trema la voce, ho avuto bisogno di toccare questo tema riguardando gli scritti di persone che ci si sono dedicate lungamente. E allora la libertà, cos'è la libertà? Intanto la libertà non è condizionata, è fine a se stessa. La libertà che è da distinguere con la capricciosità, con un volere, diciamo, istantaneo e materiale di un qualche cosa, non è legata alla volontà, è qualcosa di più potente, di più ampio, riguarda l'espressività del singolo, della natura, dell'animale, di qualunque altro essere sulla faccia della terra, di esistere in rispondenza a qualcosa che gli si muove dentro. La libertà in fondo comporta eticità. Io ho sentito tante persone dire: la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. Mi è capitato di ascoltare così il sindaco di un paese dell'Interland milanese mettere insieme una serie di testimonianze anche scolastiche, frutto di un approfondimento molto bello, molto ricco, molto sensato, legato a quanto libertà sia obbedienza. Essere liberi vuol dire tutelare gli altri, perché poi loro tuteleranno me, e quindi essere all'interno di regole che normano la vita dell'individuo e gli rilasciano il suo spazio specifico all'interno di un posto. E quello deve essere il luogo dentro cui quella persona si deve muovere. Sono stati citati vari personaggi, filosofi, lo stesso Machiavelli, altri ancora, insomma, personaggi che avevano una bella ricchezza intorno a questo concetto e al suo sviluppo. Quello però era un pezzetto, e forse la parte neanche più significativa del concetto di libertà. La libertà è qualcosa di molto più ampio. Ripeto, investe il senso stesso dell'individuo, la sua responsabilità. Perché io dico che è etica la libertà?
Allora, propongo un altro concetto. La mia libertà non finisce quando comincia quella di un altro. La mia libertà trova conferma in quella di un altro e si fonda su una cosa fondamentale per l'essere umano, che è il principio di empatia. Se io sento l'altro, risuona dentro di me, ho sviluppato una capacità di riconoscimento specie specifico perché sono cresciuto nella relazione. Ho imparato a conoscere le emozioni dell'altro che si è fatto conoscere da me, io mi occupo anche di età evolutiva, e allora io a questo punto so quando l'altro prova qualcosa e se io sto per picchiare un altro non sono in grado di farlo, non sono in grado perché la sento prima su di me la sua reazione. Io divento con il mio sentire libero una garanzia per l'altro di libertà e di non oppressione. Ecco, questo è, diciamo, il modo con cui io inizierei questo tema. E allora non si può limitare il concetto a azioni da compiere e non compiere, stare o non stare al proprio posto, ma qual è il mio posto? Io come psicanalista junghiana mi occupo di processo di individuazione, mi occupo di quel quid che abbiamo dentro di noi, che Jung chiama il sé, che è connesso ad una dimensione archetipica, connesso ad una dimensione legata al collettivo, all'inconscio collettivo, che mi porta a essere in relazione con tutto l'universo e non solo l'universo, ma l'universo della natura, della terra, dei movimenti energetici. E quindi se io mi connetto con il sé, io produrrò azioni etiche, perché come in automatico la mia azione sarà un'azione in rispetto di tutto quello che accade. Jung parla di unus mundus, citando gli antichi alchimisti, lui si documenta molto su Dorneus, ma anche altri, e per loro esisteva, grande saggezza antica, un unico mondo dove un archetipo parlava e diceva le stesse cose, sia che parlasse nella natura, sia che parlasse nella psiche umana, nel corpo umano. Qui mi sposterei su Paracelso e altri, no? Con il pensiero spagirico. Io stessa ne ho sviluppato una discussione abbastanza ampia con il tema del sale in un libro che è uscito quest'anno, in aprile. Allora, tutto questo ci porta a sentire la connessione, non la disconnessione. E libertà vuol dire essere dentro questo processo. Un uomo libero è un uomo creativo, un uomo che non ha limiti in un senso, diciamo, limitazione del pensiero e della concezione che può avere delle cose che accadono intorno a sé, ma che ovviamente non ha un pensiero capriccioso o una modalità predatoria. Cioè la mia libertà non è accaparrare ciò che hanno gli altri, ma trovare un mio personale percorso che si armonizzi col sistema mondo in cui vivo e che mi dia l'opportunità di essere, di esistere per quello che io sono. E allora, ripeto, l'individuo, qui la parola si ripete, individuato, direbbe Jung, cioè in contatto con il sé, diventa etico e non ha pensieri aggressivi, non ha pensieri di dominio sull'altro, può avere pensieri di assertività, di crescita, non ha la modalità, per intenderci, invidiosa, no? Secondo il modello di Melanie Klein, no? L'invidia è andare ad attaccare ciò che è in competizione con me. Se mai cresco di più io, porto avanti di più me stesso, no? Mi capitava di leggere un testo di Rosenberg, Marshall Rosenberg, Le parole sono finestre oppure muri. È terribile questa cosa. Mi è capitato di assistere a scene di violenza di persone che hanno appellato loro conoscenti, che sapevano, questo riguardo ai tempi attuali, possiamo declinarlo in qualunque altro contesto, sapevano non essere vaccinate, magari per motivi di salute o per una percezione diversa di questo andamento,
non averne bisogno, essere sana, insomma, della serie, non è di questa cosa che devo io morire, sto bene, eccetera, e di rivolgersi con rabbia, con furia, con una violenza che ovviamente faceva male all'altro, che vedeva spegnersi un'amicizia, magari più che decennale, e alla persona stessa, che si individuava come colui che in quel momento stava tacitando l'altra voce senza dentro di sé. Perché chi alza la voce, chi urla, chi attacca, l'altro in realtà sta, a meno che l'altro lo stia aggredendo, quindi ci può essere un'interlocuzione, diciamo, reattiva, aggressiva, in realtà sta tacitando ciò che in sé l'altro, con il suo esistere, con quel tipo di pensiero, gli sta attivando e svegliando. Quello che, beh, la lirica è una risorsa meravigliosa. Non ricordo bene dove ho trovato questo canto, vorrei e non vorrei, no? Un'aria antica, un'opera, non ricordo bene. Però nella grande saggezza dell'intuizione, della natura, dell'essere umano, noi abbiamo una complessità dentro di noi continuamente, cioè vorrei e non vorrei. È solo nella tensione di questi opposti che noi troviamo la nostra giusta posizione, non nell'eliminazione di una delle due parti, perché poi cosa succede? La proiettiamo sull'altro, ci infastidisce perché l'altro ovviamente ne è portatore implicito, anche se non ci sta dicendo nulla. Sentivo questa persona dire: ma voi pensate che noi siamo tutti deficienti allora? E sentivo l'altro rispondere: ma io non ho ancora detto niente. Come dire, era con sé che stava parlando, questo signore aveva dentro di sé il pensiero dell'altro che stava cercando di zittire. Vediamo se... Allora, sì, ecco. Dottoressa Marini, può essere banalmente, volendolo quasi banalizzare, un problema di prospettiva di come viene visto il concetto di libertà? Cioè, nel senso che, appunto, come diceva lei, probabilmente siamo quasi sempre portati a vederlo come un concetto di libertà verso qualcosa, verso qualcuno, verso un luogo. In realtà possiamo dire che forse la prospettiva è esattamente opposta, quindi la libertà vera e unica esiste all'interno di ogni persona, che non ha nessun tipo di pretesa a quel punto su tutti gli altri, perché nel momento in cui io sono libero raggiungo un equilibrio tale per cui, tra virgolette, tutto il resto del mondo potrebbe anche crollare, ma io rimango nella mia posizione, cioè rimango sicuro, rimango libero. Un po' come quando si analizza, diciamo, la persona permalosa e quella che invece è capace di autoironia. Cioè, la persona permalosa spesso si arrabbia perché non è sicura di se stessa, quindi quando gli si fa notare un suo difetto è la prima a soffrirci. Una persona invece che magari mostra dell'autoironia, poi possono essere finti in entrambi i casi, ma mostra dell'autoironia vuol dire che in primis lui al suo interno è libero da quel tipo di problema, di dolore, e quindi okay, ho capito quello che intendi. Allora sì, possiamo dire, allora intanto la semantica è una grande disciplina, scienza, branca di studi. Entriamo nel merito delle parole, cerchiamo di comprenderle, di approfondirle, perché sono portatrici di tanti altri significati nel loro storico. Allora, una persona estremamente reattiva, che noi chiamiamo permalosa, è una persona non integrata, è una persona che non è consapevole di quello che gli si muove dentro e che ha bisogno vedersi confermate continuamente i propri credo, perché altre parti di sé che non ha integrato gli si muovono dentro e lo disturbano. Allora l'esterno, che arriva col medesimo disturbo potenziale poi nel suo immaginario, perché nella scena a cui avevo assistito non aveva ancora parlato l'altro, era stato semplicemente aggredito. Quindi questa è la dimensione del permaloso. La persona dotata di autoironia, l'ironia è una grossa cosa,
L'autoironia ancora di più, ma non ci si arriva molto facilmente, non tutti sono veramente in grado, tranne, vabbè, poi qui lo fa di mestiere, che un po' finge, perché vuol dire avere talmente in mano ciò che compone la propria psiche da poterci scherzare sopra, perché quegli elementi sono integrati, magari non sono superati, ma chi può essere perfetto? È il troppo umano nietzscheano, no? Questa cosa che a lui disturbava con l'idea del superuomo, ma che rende conto del nostro essere esseri umani e non dei. È il Dio che è perfezione, ma il Dio è anche unilateralità, se noi prendiamo gli dei dell'antica Roma o dell'antica Grecia. Ognuno aveva una caratterizzazione. Noi ne abbiamo mille, abbiamo una ricchezza e una complessità. E qui vorrei fare una piccola citazione nella introduzione del libro che citavo prima, che è l'introduzione di Arun Gandhi, aspettate, che è diciamo un pronipote dei Gandhi, e che dice: la pace non può fondarsi sulla paura. Essere guidati dall'amore, dal rispetto, dalla comprensione, dall'apprezzamento, dall'empatia, dall'interessamento verso gli altri è quello che ci porta a esistere in un mondo buono. Mai la paura e l'aggressione generano un buon vivere. E ancora, quello che in questo testo di cui in questo testo si parla. Molto bello il titolo, le parole sono finestre oppure muri, a seconda di quello che diciamo, noi apriamo delle finestre oppure mettiamo dei muri. Il comportamento aggressivo, violento, stigmatizzante è un comportamento che crea muri, quindi malessere, quindi impossibilità di coesistenza pacifica, quindi è inadeguato ad un buon vivere civile. Questa è un'indicazione che do ai nostri regnanti politici. Boh. Dice questo signore: incolpare, insultare, umiliare, etichettare, criticare, fare paragoni e diagnosticare sono tutti tipi di giudizi. E i giudizi bloccano la comunicazione e eliminano lo stato di benessere. Ecco, questo è una cosa che secondo me è estremamente importante, soprattutto in questa società. E ancora la libertà di giudizio è la libertà di scorrere avanti e indietro con il proprio pensiero all'interno di quello che sono le idee e le opinioni altrui. Io sono una grande fan di James Hillman, che ormai ci ha lasciato da un po' di anni, che ha portato avanti, arricchendolo, declinandolo diversamente, il pensiero junghiano. Lui disse, ma lo stesso Jung disse: spero che non esistano junghiani dopo di me, ma persone che vanno avanti a studiare, ad approfondire. Disse Hillman: ho tanto amato il pensiero junghiano, ne ho apprezzato le perle, ma non ho mai voluto infilarle nel medesimo modo. E altrove dice: per me è importante il ragionamento, non continuare a percorrere la strada dei miei capostipiti, di coloro sui quali io mi sono formato, ma andare avanti e indietro. Questo meccanismo dell'essere umano, di consapevolezza, di studio, di approfondimento, anche di messa in discussione delle concezioni dominanti, è quello che permette l'evoluzione della scienza. E qui ancora. Una persona che amo molto, che ho tanto seguito in vita, fu mio docente universitario, Giulio Giorello, che ahimè ci ha lasciato con un esito post-Covid nel maggio dello scorso anno. Un suo libro ne ha scritti parecchi sulla libertà. Pensate che ancora in ospedale, quindi afflitto dal Covid, tenendo conto nel maggio dello scorso anno delle misure che avevano ovviamente anche una motivazione molto potente per quello che stava succedendo, firmò una lettera di tanti pensatori a livello internazionale che metteva sull'avviso i governi di non dimenticarsi delle libertà. Io lo chiamai per questioni
di un congresso a cui aveva partecipato, di cui insieme a dei colleghi curavo gli atti, e le ultime parole che sentii da lui una settimana e me prima di morire furono: io ci sono sempre quando si tratta di tutelare le libertà individuali. E qui in questo libro dice: il conflitto, il dissenso fra diversi punti di vista sono dunque garanzie di base di una società aperta e unica garantisce l'evoluzione dell'uomo. Scientifica, lui era un epistemologo, partecipò a consessi internazionali di altissimo livello con personaggi quali Ludovico Gemona, che io conobbi in università personalmente, e la loro parola d'ordine era mettere in discussione continuamente, che non vuol dire aggredire, non riconoscere, vuol dire far evolvere. Il principio di falsificazione, Popper, Carnap, tutti questi personaggi si sono mossi nell'ottica del pensiero libero, di quello che altrove sempre lui chiama il pensiero scomodo. In un'intervista effettuata, che è presente online, che dice che qualunque tipo di consenso va bene, ma va fatto attraverso un confronto. Lui, per esempio, attacca non internet come modalità di manifestazione di conoscenze, eccetera, ma come potenzialità di eliminazione di un consenso responsabile. Io non posso limitarmi ad un like, perché se io mi limito ad un like ho finito. Oggi è un like di qua, oggi è un like di là, è la mia iperreattività che può portarmi in una certa direzione. La coscienza, la consapevolezza, l'entrare nel merito delle cose, farsi contaminare dal pensiero opposto, attiva quella che Jung chiama la funzione trascendente e ci porta verso un pensiero critico, che è la coscienza dell'individuo, che è solo questa, è la garanzia del continuare ad esistere come esseri umani. Io non so se sono troppo No. monopolizzante, però qui mi viene proprio assolutamente agganciato un altro tema. Qui faccio un'altra citazione, Zygmunt Bauman. No, non parlo del pensiero liquido. Homo consumens è un concetto che ho trovato lucidissimo e che mi ha anche sconvolto. Il concetto di sciame. Io sono una terapeuta di gruppo, quindi mi occupo anche delle dinamiche in atto nel gruppo. Cerco di favorire, approfondire, mettere in evidenza ciò che è il tessuto comune, ma anche ciò che individualmente si caratterizza. Aiuto le persone a entrare in relazione con il gruppo a partire da un vissuto individuale senza timore, ma aiutandosi anche ad una comunicazione che sia accettabile per l'altro. Io posso avere anche una torta in mano, ma se te la tiro in faccia, ti rompo il naso. Quindi qui ancora il tema del testo di prima sulle parole che sono finestre o muri. Allora, il gruppo è associazione meditata, è adesione d'anima, di spirito, è crescita, è movimento. Lo sciame no. Lo sciame, voi immaginatevi un gruppo di, non so, di moscerini, una serie di centinaia di uccelli che si muovono da una parte, o di api, o di, poi tutti da un'altra, e poi tutti da un'altra. C'è una dimensione di gregarietà. C'è un'assenza di responsabilità individuale che, ahimè, ci richiama periodi terribili, terribili, se noi pensiamo. Allora, io sono del 56, no? E quindi ho ancora, seppur non avendo vissuto nulla, ho passato l'infanzia negli anni 60, 70, l'adolescenza, quindi ho tutta un'altra storia, ma un po', diciamo, su un piano inconscio sicuramente mi è passato tutto quello che è avvenuto prima, e poi personalmente i racconti erano di un certo tipo, di un certo tipo di attenzione. A scuola mi si insegnava proprio questo: l'attenzione al rispetto della libertà, l'attenzione a ciò che in certi sistemi politici non si infiltrassero dei poteri forti,
perché dove si creano delle spaccature, si infila qualcosa, poi noi non sappiamo dove ci porta e rischia di essere pericoloso. Ma laddove si individua che questa modalità dello sciame viene potenziata a confronto con invece una modalità di consapevolezza, di crescita del pensiero individuale e della coscienza dell'individuo, beh, allora troviamo il pensiero unico, per cui il pensiero scomodo diventa da eliminare. Per cui il pensiero di chiunque che non sia allineato è scomodo. È che io ho molto paura di questo, soprattutto, ed è questo che così mi sta muovendo in questo periodo molto. Non so, Forse poi nella maggior parte delle citazioni che faceva, dottoressa Marini, ho anche visto, pensato e mi sono dato anche qualche spiegazione su fenomeni che vediamo sempre più spesso, ovvero quello di persone, e che tutti proviamo, penso, quotidianamente sulla nostra pelle, quello di persone che si aggregano. In gruppi, in associazioni, in partiti, in squadre, cioè qualsiasi tipo di aggregare, in condomini, cioè comunque la si voglia declinare come aggregazione e che magari partono anche, addirittura neanche da posizioni contrapposte o diverse, appunto come dicevamo prima dalle citazioni, tali da mettere in discussione la propria, tali da poter arricchire, essere contaminate, cioè vediamo anche un restringimento di questo in gruppi sempre più piccoli, ma che allo stesso tempo non solo nessuno si apre a quello che potrebbe sembrare addirittura contrapposto, ma anche solo la sfumatura di un determinato dettaglio immediatamente provoca la frattura e la scissione in un ulteriore microgruppo. Che a sua volta alla prima sfumatura diversa ne crea un ulteriore sottogruppo, arrivando veramente a quella che una volta che veniva chiamata ridendo la scissione dell'atomo, cioè si arriva poi piano piano da un corpo intero, cioè si arriva veramente all'individualità più solitaria possibile. E io una domanda che mi facevo spesso in questi tribulati, travagliati momenti era, me in primis, quanti di noi in questo momento, a fronte di cose nuove che potrebbero succedere, avvenire, di cui si potrebbe venire a conoscenza, sarebbero disposti, non dico a modificare il proprio pensiero, quello che hanno sostenuto finora, ma addirittura a ribaltarlo? E lì ho avuto paura perché la domanda è, non lo so, forse Allora, pochini. questa è una nota grossa ed è una e ci richiama, ahimè, no, io lo dico sempre, i nostri politici erano una volta, l'uomo politico era il modello, l'esempio, se c'era uno scandalo che lo coinvolgeva era mandato via perché doveva costituire un punto di riferimento per la popolazione tutta. Ecco, questa modalità che hai citato poco fa, la troviamo in politica quando noi eleggiamo una persona all'interno di un gruppo politico, di un partito, poi ce la ritroviamo in un altro, poi in un altro, poi in un altro. Qui possiamo pensare aspetti anche banalmente, molto di, insomma, lo diceva qualcuno, no? Forse il vecchio Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha e la grossa... grosso desiderio di occupare sedie e continuare ad occuparle, però ci apre ad un altro tema molto grosso, che è il concetto di conformità, che è tipico della psicologia, cioè l'individuo, e hanno fatto un sacco di ricerche in ambito psicologico per misurare fin dove un individuo può arrivare per seguire il gruppo. Questa è l'altra modalità. Io mi scindo per un bisogno individuale, per portare avanti, diciamo, un mio tornaconto personale, scusate. Ci Oppure io mancherebbe. lascio la posizione, oppure lascio la mia percezione della realtà per aderire a quella del gruppo, perché non ce la faccio a reggere senza il gruppo. Noi siamo animali sociali, viviamo ed esistiamo nella relazione, ma attenzione.
Furono fatti esperimenti, ma adesso io li richiamo giusto per chi dovesse non essere al corrente, ma sono abbastanza noti. È un gruppo sperimentale, quindi tutti studenti universitari per lo più, davanti ad una serie di tabelle percettive con dimmi il colore, più grande questo, più grande quello, quello che è in primo piano, quello che è dietro, e tutto il gruppo si esprime all'inizio con una lettura della realtà. Viceversa, c'è un unico soggetto sperimentale che all'inizio dice la sua: questo è verde, e questo è un albero, questa è una casa, questo è davanti, questo è dietro. E va tranquillo perché tutti gli altri sono d'accordo con lui, ma anche coincide con la percezione, la sua percezione, una percezione reale. Dopo un po' il gruppo comincia a spostarsi con delle lievi variazioni, fino a dichiarare componenti dispercettive vere. Questo è più piccolo, non è più grande, in realtà è più grande. E dopo un po' il soggetto sperimentale aderisce. Cede. Aderisce contro la percezione di realtà, o meglio, hanno verificato che coloro che aderiscono sono le persone più fragili, che quelle famose della permalosità piuttosto che dell'autoironia, coloro che non ce la fanno a reggere. Quelli che qualcuno dice, ah, pecore di qua, di là, no, sono persone che non avendo una forza interiore, una consapevolezza di sé, non essendo in contatto diretto con le proprie parti più autentiche, a loro manca il serbatoio energetico che li riempie e gli dà la possibilità di andare verso il mondo in autenticità. Qui torno un secondo ad una cosa che ho detto poco fa: l'uomo è un essere sociale. Allora, io amavo tanto i nostri vecchi cantautori, vi ho detto la mia età, quindi sapete dove collocarmi, no? Gaber era un grande. E il suo libertà, no? Libertà non è uno spazio libero. Libertà non è neanche mettersi in cima a un albero, non mi ricordo cosa diceva. Libertà è partecipazione, ma partecipazione critica, non sto come una delle tante api dentro lo sciame delle api che a volte va di qui, a volte va di lì. Io sono dentro, lo guido, sto indietro, lo seguo, mi posso riposare qualche momento, posso andare avanti, posso tornare indietro. È il bello di sentire ad ogni passaggio che io ci sono ed esisto. È questo il concetto di libertà a cui fare riferimento. Non è posso andare al cinema, posso andare in un ristorante, posso entrare di qui, posso entrare. Quella dimensione consumistica a cui ci hanno abituato è la libertà di una voracità, dell'avere sempre di più, di avere cose che possono essere mostrate, ma in una chiave narcisistica, non del sé, non come profondo possedimento di una densità interna. Ed è questo, non ci interessa. No, cos'è che dicevano i grandi pensatori? Toglietemi tutto, ma non potete togliermi la libertà. Ci sono persone, no, che sono morte per la libertà e noi stiamo declinando alla nostra libertà per una potenziale salute che non sappiamo se è questa o meno. Oltretutto, qui io ci vedo un ultimo passaggio, se mi permetti. Io non sono solo una psicanalista, sono una psicosomatista, collaboro con l'ANEB, l'Associazione di Ecobiopsicologia, e i nostri studi approfonditi sul corpo in connessione con la psiche, in connessione con il mondo, mi fanno essere veramente preoccupata, non solo per la psiche degli individui, grande assente, perché nessuno invita i talk show psicologi per capire cosa sta succedendo alle persone in questo momento. Io vi ringrazio per la vostra sensibilità in tal senso. Ma se noi siamo un'unità psicosomatica, non sono le semplici, e qui ahimè faccio una deriva sulla situazione attuale, le semplici limitazioni o iperdifese nate dall'esterno che mi tutelano nella salute, c'è dell'altro. Allora, qualche anno fa, qui mi rifaccio un'ultima citazione, dal segno al simbolo, professor Biava, Frigoli e Laszlo, il manifesto del nuovo paradigma in medicina,
dopo decenni di studi e approfondimenti, dove veniva integrata, non negata, la medicina ufficiale, recuperando tutta una serie di consapevolezze che anche la medicina orientale, pensate all'agopuntura, pensate agli aspetti legati all'energia nel corpo, alla correlazione fra distretti corporei e valore simbolico dato dalla medicina orientale, riscoperto e arricchito dalla psicosomatica e dalla sua punta più evoluta che è l'ecobiopsicologia, si sono poi concretizzati in un evento estremamente importante che avvenne, adesso non ho recuperato al volo la data, comunque prima del 2014, che è la data, se non erro, scusate, verifico, sì, di pubblicazione del testo, fino a mettere a punto, dopo una discussione ricchissima di questi tre pensatori, questo manifesto. Allora, volevo leggervi qualcosa qua. La medicina moderna tenta di riequilibrare i processi vitali nella parte malata di un organismo attraverso informazioni correttive relate a tale parte, ovvero attraverso la somministrazione di composti a base di molecole principalmente di origine sintetica. Questo offre una cura efficace per molte malattie, ma di per sé non assicura il raggiungimento della salute dell'intero organismo. Le limitazioni connesse all'approccio riduzionista della medicina moderna possono essere superate. Ciò richiede in primo luogo che noi prestiamo la dovuta attenzione alle potenzialità curative e di prevenzione delle malattie connesse alle sostanze naturali. Queste sostanze sono prodotte all'interno dell'organismo o nell'ambiente circostante che supporta e mantiene la vita. E costituiscono, questo è importantissimo, il risultato di una lunga evoluzione che ha superato le varie possibilità di cause e di errore. Quindi una medicina volta a prendere in considerazione l'intera persona, il suo psicosoma, il suo funzionamento, attivare delle autodifese è molto, molto più potente. Non so, mi veniva in mente anche un'altra cosa che ho letto, scusate, che ho ascoltato in televisione, non so più se era TG24, un qualche tipo di servizio, dove un medico è stato interpellato parlando dei vaccini, parlando dell'immunità, e diceva: certo, il vaccino fa sì che l'organismo umano mi scuso se mi mancano i termini tecnici giusti, ho una formazione umanistica, provo a ripetere il concetto, legge... Tanto non ce li hanno neanche loro, quindi... legge un segmento del virus e a quello poi si relaziona sviluppando un'immunità. Adesso io non so, c'è chi lo critica, il vaccino, non ho le competenze, io vi parlo di altro. E questo aggiunge, però, chi ha avuto il Covid ha veramente l'immunità, perché il corpo umano ha letto tutto lo spettro del virus e quindi sviluppa una vera immunità. E a me viene da dire, ora io per carità sono stata fortunata, non ho avuto la malattia, sono stata a contatto con il virus, presumo, nel mio lavoro, i primi di marzo, nessuno sapeva niente, qualche mio paziente in seguito, tipo 3 giorni dopo, mi comunicava che era malato. Ho stretto la mano quando ancora non c'era il divieto di farlo, sono stata fra i primi a mettere la boccettina con la mucchina, eccetera, che poi era sparita la circolazione. Insomma, si vede che non è di quello che devo morire io. Cioè, ognuno ha una sua predisposizione. Certo, a livello epidemico globale, poi un po' tutti si devono confrontare, quindi è ovvio che aumentano le possibilità di ammalarsi. Ma non dimentichiamoci che esistiamo. Non è il corpo umano l'unico, se non addirittura assente, elemento che ha voce in capitolo. Noi abbiamo voce in capitolo. Non solo queste sostanze, queste molecole che ci portano verso una salute, ci possono aiutare a mantenerla o a conquistarla. Anche noi, adesso so di qualcuno, tu stesso mi raccontavi, integratori, cose, esporsi alla luce del sole, stare nel mondo, interagire, essere presenti e lavorare qui.
perché quello che noi portiamo a consapevolezza nella nostra psiche, che non è la testa, io dico qui perché un po' c'è questa deformazione, ma è qui, esiste un cervello delle singole molecole, dice il dottor Frigoli, che è l'ideatore del pensiero ecobiopsicologico, esiste un sentire all'interno di ogni distretto corporeo, tutto connesso e orchestrato. Qui, se riesco, vi trovo l'ultima citazione che è bellissima. Vediamo. Non so se riesco, ma era veramente una cosa molto bella. A me nel frattempo era venuta una riflessione fredda, forse anche brutta, sulla Sì. cosa giustissima che diceva prima, quando diceva nel passato effettivamente ci sono un sacco di persone che hanno dato la vita per la libertà, per la difesa della libertà e per la conquista della libertà, e noi stiamo in un certo senso anche noi dando la vita, offrendo la nostra vita, quasi morendo, ma in realtà per la promessa di una libertà, e forse ci siamo scordati che eravamo già liberi. No, no, Non... no, non è la libertà, quella non è la libertà, questo è il tema del movimento, la vera libertà è quella di esprimersi. Un'ultima notazione, questo è il professor Laszlo che dice: l'organismo umano consiste, stesso testo, approssimativamente di 10 elevato alla 14 cellule e ogni cellula produce circa 10.000 reazioni bioelettrochimiche al secondo. Questa sinfonia vivente multidimensionale è pressoché istantanea e altamente focalizzata sul grandioso compito di mantenere l'organismo nel suo stato, poi va avanti, di non equilibrio, perché questo è il tema della vita. Allora, non è quella la libertà, perché la libertà è quella di potersi esprimere. Io stavo riflettendo. Ma perché io ho tirato fuori tutti questi libri? Sono cose che ho studiato, sto scrivendo su questo tema. Adesso poi magari non la citazione, ma io potevo dire tutti questi contenuti. E adesso in diretta mi viene da dire che forse ho un po' paura di parlare liberamente. Forse che siamo già in una condizione in cui io sento che non sono più così libera, che non siamo più pienamente in una dimensione di democrazia, ma perché nessuno mi ha impedito di parlare? Forse perché vedo, e questo lo vedo in televisione, io ce l'ho la televisione, non sono una, come dire, una persona integralista, no? Fino all'altro ieri, finché poi l'ho disdetto perché non mi arricchiva più granché, ero abbonata al Corriere, ce l'avevo davanti a casa tutte le mattine. Perché io sento un unico pensiero, un'unica lettura di tutto. Non è possibile che la scienza non sia evoluta in un anno e mezzo oltre quello che viene detto, e soprattutto quando c'è un pensiero diverso, avviene, come diceva poco fa nel libro che ho citato, fatemelo ritrovare, quello di Rosenberg, avviene la stigmatizzazione, la presa in giro, l'umiliazione del pensiero dell'altro. E questo forse mi sta un po' spaventando inconsciamente, e mi sono ritrovata a dire: ma qui ci sono dei grandi, porca miseria, ci sono dei grandi, quindi questo non me lo potranno contestare. Non so, io c'è un'ultima cosa, un'ultima citazione che mi permetto, e qui però non dirò, proprio per quanto ho appena finito di dire, non dirò da dove deriva. La parola ragione di Stato è una parola estremamente pericolosa. Sono parole terribili, dice questo filosofo e pensatore, perché hanno corrotto e disonorato in seno alle classi dominanti della società persino più uomini di, e qui cita una religione. Non appena queste parole sono pronunciate, tutto diviene silenzio, tutto cessa, onestà, onore, giustizia, diritto, anche la compassione. E quindi la logica e il buon senso, il nero diventa bianco e il bianco nero. Gli atti umani più bassi, le più vili felonie, il linguaggio arcaico è dell'Ottocento, i più atroci crimini diventano atti meritori. Ecco, io qui mi fermo perché ho esaurito tutte le citazioni a cui potevo attingere. Purtroppo è la, è
quello che dicevamo inizialmente, la paura, questa contrapposizione e questa autoprivazione della libertà, molte volte, se non quasi sempre, si esprime proprio verso queste forme, cioè tantissime persone rinunciano anche solo a esprimere la propria opinione o un proprio dubbio, neanche come stiamo facendo noi verso chiunque lo voglia ascoltare, ma anche solo quante volte rispetto a un amico, un parente, al conoscente, magari avrebbe piacere di porre una domanda o di dire una cosa, di esprimere un pensiero, ma ha paura di essere giudicato, soprattutto in questo momento. Quindi scatta prima ancora che una censura esterna, cioè scatta una tagliola, proprio una censura interna. Eh già, perché il tema non è essere giudicati, c'è qualcosa di più, è scattato qualcosa di più. Il punto è essere aggrediti. Io temo tantissimo una deriva proprio di eventi di violenza nei prossimi mesi, proprio perché diciamo che questa viene incentivata. Viene incentivata, viene proposta per esempio dai mass media con un attacco potentissimo a qualunque lettura divergente da quella che è quella, diciamo, ufficiale. Sì, si sono rievocate anche immagini, citazioni veramente poco piacevoli, cioè mentre fino a qualche mese fa ancora chi provava a citare eventi storici, periodi bui del passato, non a vanvera, ma con citazioni abbastanza pratiche, anche di persone, insomma, molti si sono ricordati e si sono andati a rileggere Primo Levi, quando spiegava che non è che si parta così, la sera si è in uno stato e la mattina dopo tutto si trasforma, cioè tutto ha un progressivo, tutto ha un divenire, quindi capire la strada, il viaggio che si è fatto, se non è piaciuta la destinazione, forse può aiutare a evitare di tornarci, però fino a pochi mesi fa questa cosa era quasi ancora ridicolizzata, anche lì come fosse un'esagerazione, come dire, ma come la fai grande, ma secondo te per una cosa del genere? Invece adesso si inizia a percepire sempre più pressante questa cosa e anche le citazioni che vengono fatte iniziano a essere sempre più violente, anche solo nel verbale. Comunque, diciamo che quello che viene buttato fuori dalla porta rientra dalla finestra. Questo è un invito ai nostri, non so, chi muove i mass media, non lo so. Naturali, naturali non credo che siano, perché altrimenti ci sarebbero state più versioni contemporanee in lotta fra loro. Perché quello che è buttato fuori appunto dai mezzi di comunicazione di massa poi finisce sulle strade, no? Nelle piazze. E allora forse un modo per evitare violenza, contrapposizione, rabbia e poi anche esiti negativi per tutti, dissesto sociale, siamo già in un momento molto delicato, è quello di accogliere la diversità, di dialogare, di discutere come fate voi, come fanno tanti. Ma come non avviene, se non andandolo un po' a cercare con lumicino in internet, non avviene negli strumenti, diciamo, più ufficiali che raggiungono la maggioranza della popolazione. Non abbiamo paura della divergenza, mica ci danneggia. Se io sono sicuro del mio credo, che paura ho di chi la pensa in maniera diversa? Anzi, è un'occasione per convincerla, no? Certo, ma a me è capitato, chiudo con proprio un esempio pratico che mi è capitato. Noi, chiunque sia disposto, logicamente abbia voglia di esprimere un pensiero, un'opinione, una storia professionale, non politica o quello che sia, qualsiasi tipo di idea, non abbiamo mai avuto particolari problemi nel porci aprioristicamente il quesito, ma questa persona è d'accordo con quello che dico io oppure no? Cioè, tante volte abbiamo invitato persone che magari per l'intera ora dell'intervista hanno detto cose, magari anche che io stesso intervistatore non condividevo nel 99,9% di ciò che diceva. Ma mi è capitato in casi più eclatanti, quindi dove proprio c'era una divergenza totale, il solo fatto che io
mi trovassi semplicemente ad ascoltare questa persona e a rispettare il suo pensiero, pur non condividendolo, cioè non necessariamente aggredendolo o sovrapponendomi con la mia voce o interrompendolo, semplicemente lo rispettavo, lo lasciavo parlare. Poi, partendo dal presupposto che chiunque fosse poi dall'altra parte era dotato di due orecchie, di un cervello come ce l'ho io, e quindi ognuno si sarebbe fatto liberamente la sua opinione senza bisogno che dovessi intervenire io in qualsivoglia maniera. E sotto mi ha colpito vedere nei commenti più persone. Diciamo, è inammissibile che il conduttore abbia lasciato parlare questa persona, abbia dato voce a questa persona e che fosse completamente d'accordo con tutto quello che diceva. Ma io non ero d'accordo, ma non, cioè, io lo stavo solo ascoltando, io mi sono limitato ad ascoltare, a rispettare il suo pensiero. Una persona a me cara. Carpeoro, diceva, ha fatto una citazione molto calzante da questo punto di vista, dicendo: ci sarà un motivo se ci hanno fatto con due orecchie e una sola bocca. Forse bisognerebbe ascoltare il doppio di quello che si parla. Invece qui sembra che la voglia proprio di ascoltare, a prescindere dalle proporzioni doppio o metà, la voglia di ascoltare sia sempre meno, e forse quello è il primo passo da recuperare immediatamente, cioè riuscire a fare ognuno di noi lo sforzo, se così si può chiamare, perché poi è una ricchezza, ma in questo momento fare lo sforzo, laddove non si fosse capaci, di stare ad ascoltare una persona che la pensa proprio diametralmente in maniera opposta a noi, e chiudere senza la minima polemica o senza la minima adirazione, non so se ho calzato il termine, senza adirarsi, semplicemente rimanendo appunto liberi di pensarla io come la Ecco, pensavo prima e l'altro come la pensava prima. perché noi come livello di evoluzione, oltre ad avere due orecchie, eccetera, dice per qualche motivo ce le avrò, abbiamo una coscienza che ha bisogno di svilupparsi, ha bisogno di esercitarsi per poterci continuare a caratterizzare come esseri umani. È la nostra caratteristica. Se io vado ad eliminare quella, io non esisto più come persona. Io mi permetto un'ultima citazione e qui dirò anche chi l'ha detto. La natura umana non è una macchina da costruire secondo un modello e da regolare perché compie esattamente il lavoro assegnatole, ma un albero che ha bisogno di crescere e svilupparsi in ogni direzione, secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una creatura vivente. John Stuart Mill. Sul, dunque, dov'è? Un saggio sulla libertà che adesso non trovo, ma che vi garantisco. Eccolo qua. Sì, esattamente, saggio sulla libertà. Quindi, se noi vogliamo continuare ad esistere anche psicosomaticamente, ricordiamoci di tenere alto il nostro livello di coscienza, di essere in connessione con il nostro sentire e di filtrare attraverso noi tutto quello che ascoltiamo. Insospettiamoci quando c'è troppa insistenza, perché il pensiero ma martellante è un pensiero malato, è un pensiero ossessivo. Come posso essere guidata da un pensiero ossessivo? Magari il pensiero ossessivo poi è anche una buona voce, no? Non è detto che non dica qualche cosa di utile per me, ma devo poterlo sapere, mi devo affidare, punto. Non è dell'essere umano questo. L'essere umano ripassa quello che gli proviene dal mondo dentro di sé, lo filtra e trattiene quello che è coerente, consapevole. Non tutti sono così consapevoli, con così tante conoscenze. E allora informiamoci, no? Ascoltiamo altro, giriamo. Se ci sono magari contestazioni, altri pensieri, e allora può darsi che ci sia una verità da qualche altra parte che non mi sposta, ma mi allarga. E se sono più sano, sono più integrato, quindi non sarò solo più sano psichicamente, ma il nuovo modello della medicina, quello che oggi sembra un pochino negato, mi dice che sarò anche più sano fisicamente, più in grado di reggere agli assalti di qualunque virus o batterio futuro.
Speriamo veramente, perché ce n'è, come si suol dire, ce n'è tanto bisogno, soprattutto in questo periodo, in questo momento. Allora, siamo arrivati, ahimè, alla conclusione, perché come sempre con la dottoressa io andrei avanti per giornate, in primis ad ascoltare e poi anche a dialogare. E però per oggi dobbiamo fermarci qui. Speriamo di poter ripetere ovviamente la piacevole esperienza quanto prima. Quindi grazie ancora alla dottoressa Alda Marini Grazie. per essere stata con noi. E grazie a tutti voi se vi è piaciuto e se prima avete ascoltato, però mi raccomando, se prima avete ascoltato e avete domande o commenti da fare, ovviamente. Sentitevi liberi di lasciarli qui sotto il video. Grazie a tutti, alla prossima.